Pagine aperte. Una lettura per te. Dalla città di Zirma i viaggiatori tornano con ricordi ben distinti. Un negro cieco che grida nella folla, un pazzo che si sporge dal cornicione d'un grattacielo, una ragazza che passeggia con un puma legato al guinzaglio. In realtà molti dei ciechi che battono il bastone sui selciati di Zirma sono negri. In ogni grattacielo c'è qualcuno che impazzisce. Tutti i pazzi passano le ore sui cornicioni. Non c'è puma che non sia allevato per un capriccio di ragazza. La città è ridondante, si ripete perché qualcosa arrivi a fissarsi nella mente. Torno anch'io da Zirma. Il mio ricordo comprende dirigibili che volano in tutti i sensi, all'altezza delle finestre. Vie di botteghe dove si disegnano tatuaggi sulla pelle ai marinai. Treni sotterranei stipati di donne obese, in preda all'afa. I compagni che erano con me nel viaggio, invece, giurano d'aver visto un solo dirigibile librarsi tra le guglie della città, un solo tatuatore disporre sul suo panchetto aghi e inchiostri e disegni traforati, una sola donna cannone farsi vento sulla piattaforma d'un vagone. La memoria è ridondante, ripete i segni perché la città cominci a esistere.